benissimo, finalmente abbiamo aperto un po' gli spazi ai dilettanti. Per l'ora dei dilettanti si presentano qui per un provino radiofonico. No, no, ma te tu scherzi, ma fammi chi è? Di Leonardo, no. Si presenta, no, con l'imitazione del cavallo. No, io vorrei che tu facessi l'imitazione di un signore che ti ha perseguitato i primi anni in radio. Te mi hai raccontato che quando ti incontravano, dicevano tutti mi scambiano per il. Ti ho di più, sei rincoglionito. Sì, queste per ragioni, eh. Fammi fare il cavallo. Vai, no, ma cavallo. Soprattutto che pensavo a Antonioni. Senti questo? No. Bellissimo. Tale e quale. Benissimo, tale fammi quale. Fare, fammi fare la moca, la moca, la moca. Vai. La moca. Fammi fare il treno che passa in galleria. Vai. No, senti questo. È come la moca. Più o meno. Vede, sta mettendo a frutto il periodo che passa in casa con Martina. No, più che parla senza R moscia. Levatela da questa cosa. Pensa, di far finta di essere nobile. Esci da quel corpo, R moscia. Pensa a chi eri assimilato e ti faceva paura. Allora, si presenta il signor Carlo Conti, che ha fatto radio per quanto tempo? Ce l'hai gli applausi finti? No, loro non le facevano le radio. Quando ci siamo conosciuti, Leo rompeva il vetro e Giorgio li fregava gli autoradio. L'hai detta malissimo. Sì, vabbè. Allora, da Panariello vorrei sapere, sì, chi è l'assassino di... Te lo dico io. Che è da stamattina che dice questa cosa. Te lo dico io. Dai. È lui. L'assassino di Pezzi Unici è Giorgio Panariello. Perfetto. L'hanno detto, Giorgio, che sei simpaticissimo sul set, perché Castellitto è molto molto serio. Sì. E corrisponde al vero? No, vabbè, è divertente, è molto divertente anche nella vita. Di cosa ci hai detto in macchina. No, però in effetti comunque è un barone dello spettacolo, quindi non è proprio come Leonardo, voglio dire. Di proprio grullo, la parola. Non è grullo, ecco, diciamo che non è grullo. A un certo livello, insomma. Certo. Vabbè, allora, la gradazione calcistica di questi Atalanta, tre signori. Atalanta Juventus 1-3, Milan. Oh, dove è andata via? Eccolo. Dov'è la Fiorentina? Aspetta, non far finta di intendere di calcio. Raccontiamo la storia di Danelli, perché sta bellissima. La storia di Danelli è meravigliosa. La premiazione. La premiazione, azione del 500, a un certo punto. Per Fondazione Astori. Facciamo un'asta benefica per comprare una maglietta. Alla maglietta di Messi si alza questo signore alto distinto, un bel ragazzo, anche ben piazzato, si alza e dice: venga, lo compro io. Allora lui, Pieraccioni, con la maglietta in mano dice: oh, bene, lo compra lui, bene, vuol dire t'hai i soldi, la prima cosa gli ha detto, hai i soldi, sì, perfetto. Gerardo dice: perché hai comprato questa maglietta? Gli fa Leonardo a lui, e lui dice: perché è l'unico giocatore contro il quale ho giocato che mi ha dato una grande emozione. Ah, perché e che tu fai te nella vita, gli ha detto, perché che tu fai te nella vita, ed era Dainelli. Quindi, per dirti il tifo di Leonardo. Però, Carlo, capisce, tu l'hai fatto giocare a calcio. Nel 90 hai giocato davanti a 40.000 spettatori come terzino. Ha fatto anche gol. Sì. Ha fatto gol. Non è vero. Allora, portiere meraviglioso. La bravura calcistica di questi tre signori è al primo posto Panariello. Portiere. Sì, lui è un Peruzzi. Sì. Una specie Peruzzi, molto reattivo. Sì. Poi Carlo Conti, che da ragazzo al Duca d'Aosta cercava di giocare, ma quella stessa partita l'allenatore, se ti ricordi, era Ferruccio Valcareggi, e mi dette il numero 7 e mi diceva: Conti, corri come Domenghini, più ricordi più Babacar come esatto, il giocatore. Ti volevo dire, David, che noi non siamo venuti qui per parlare del nostro tour, non pensare che noi siamo venuti a per dire che saremo a Firenze il 27, 28, 29 il 30 pause, no, il 31. Non siamo venuti per parlare del Mandela. Quando comincia il 27, 28, 29 al Mandela Forum a Firenze. Torniamo per concludere questo tour trionfale. Anzi, in realtà poi continueremo, perché a gennaio abbiamo altre tre date a Milano, a Bari e a Roma. Senti, vogliamo... Ma in Emilia non ci andate mai? No? Sì, certo, Bologna facciamo. Bologna. Quando lo fate? Bologna è una vecchia signora. Il 21 e 22. Mi ha toccato sul vivo, allora devo raccontare chi vuole. Io ero convinto, vi dico la verità, andavo a vedere tutti i concerti di Guccini e ho visto qualche volta Pieraccioni, accompagnavo sempre da donne diverse, ma sto parlando di molti anni fa, quando ancora erano già badanti. Non è possibile, cioè uno Pieraccioni viene qui soltanto a far contenta
la fidanzata di turno. E invece ragazzi, ho scoperto che sa più di me su cucina. No, non solo. Allora io ti dico, siccome ho avuto l'onore di conoscere il maestrone, addirittura di dirigerlo in tre film, qua a qualche cena a casa sua gli ho corretto l'uscita del disco, la data del disco, mi diceva perché via Paolo Fabbri, la data no, è 75, sì, capito, perché via Paolo Fabbri del 75, non mi farà arrabbiare, ci posso mettere la mi sembra Radici 75, Radici 74, Radici è del 72. Ah, figurati, sa più di me, ragazzi, è incredibile. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, ecco, se io avessi previsto che da 5 date che si doveva fare, questa è la 67esima, non mi sarei imbarcato con questi due. Ma lo sai perché? Disgraziati. Perché guarda, che agli inizi si stentava un po' a partire con le preventive, da quando lui ha cominciato con la mocca, dalla mocca da quando ha iniziato a fare le imitazioni. Senti che me, quando fa la mocca in galleria, allora ve ne faccio una. Il cane triste. Com'è il cane triste? Il cane triste. Silenzio. C'hai tipo la, sottofondo notturno. Sottofondo notturno. No, zitto. Te fai sottofondo. Non lo devo fare io. Scusa. Zitto. Ma quando è che ha cominciato a fare il teatro? È incredibile. Ha fatto così, è meraviglioso. Sì, appunto. Sì, ma guarda, vorrei concludere col gatto che riconosce la padroncina. La padroncina è stata via tanto tempo, è stata qui siamo nella Londra degli anni fine anni 800. Senti là. La padroncina è tornata, ha avuto una storia di sesso con il palafreniere. Intanto siamo alla radio, il movimento non si vede. No, c'è anche televisione. La gattina riconosce Mrs. Doubtfire, come il famoso film, e fa così. Zitti, no, questo mi scappa un po' da ridere, non lo faccio. Silenzio. Scappa da ridere, cioè, avete pronto un altro tour? Noi saremo qua per non chiaramente per dire che stiamo andando in teatro a fare degli spettacoli. Sì. Ora, se uno aveva una mezza voglia di venire, no? Questo. No, ma vengono sicuramente due notizie. Allora, fatemi di Bologna, perché Radio Bologna, sai. Bologna il 21 e il 22 di dicembre saremo a Bologna all'Europa. A che gatto? Sì, a Europa Auditorium. L'altra notizia è che 20 hanno già riportato biglietti. Sì, a Firenze. Sì. Quindi 21 e 22 dicembre. Io sono venuto a vedere un anno e mezzo fa, quando avete cominciato tre anni fa, nell'Ottocento, quando stava ancora bene Leonardo. Sì, ma c'è qualcosa di diverso rispetto è uguale. L'unica cosa, la parte politica non c'è più, perché ha visto la politica talmente veloce che rischi di iniziare uno spettacolo alle 9, alle 11 è già cambiato il governo. Stavo pensando che l'ultima imitazione me la terrei sul scenario, è il peto della mucca. Che dici? No, io però vorrei capire cosa si prova a passare da teleregione, dal canale dei bambini alla Venier, perché se andai tutte e tre dalla Venier. Sì. Ho visto praticamente. Lui ci è andato con il peto della mucca, mi ricordo, l'ho sentito una domenica, che adesso non lo farà finale per chiudere, chiaramente. Siamo rimasti gli stessi bischi, dai. Che cosa te lo fa pensare? Ma non lo so, qualcosa ti verrebbe, forse anche peggiorati. Siamo peggiorati, ma ora veramente ora appartiene. Io volevo dire una cosa seria. A tale proposito, guarda, infatti c'ho la voce automaticamente da Radio 3. Sì. E io credo che questo spettacolo, che è la rappresentazione anche di un'amicizia, abbia di bello il fatto che quando lo facevamo 30 anni fa avevamo paura di quello che poteva pensare la gente. Ce la faremo, non ce la faremo, la scrittrice della Nazione o della Repubblica scriverà qualcosa di buono, il pubblico, il passaparola. Qui invece siamo a uovo senza casco.
posso dirti una cosa che ti farà commuovere. Posso dire che la declinazione in salsa teatrale di Amici Miei. Ma guarda, io ti sparerei subito il peto della muta. Dai, fammelo subito. Guarda, a questa preparatevi perché da brividi, eh? E aggiunto arriva al peto della muta, cioè Monicelli avrebbe fatto quattro giri nella tomba. Sì, sì. Ma vi divertite ancora tantissimo. Sì, 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 molto. Ma dimmi un altro motivo per stare insieme a questi due anziani. Voglio dire, io sono un ragazzotto c'è una certa differenza di età. Ma sicuramente, capito? Ci passa le badanti lui, capito? Ma uso un termine poco radiofonico, lo mando a Carlo, approfittando della nostra antica amicizia. Ma Piraccione è sempre così scoglionato? Continua ad essere così scoglionato della vita? Oppure ha avuto dei miglioramenti? Dei peggioramenti in alcune cose. No, il peto, quello è la mucca. Non mi è venuto. Finito la carriera. Colpevole della multa. Penso che non ti sia mai capitato per trasporto così e fare. Scusate, ma io devo capire perché ho sbagliato maglione. Fa un caldo tremendo. O il caldo che fa nelle radio. No, fa caldo oggi a Firenze. Ah sì, fa caldo. Come dicevo, cioè sempre nella stessa fase, il periodo, cioè il periodo blu, periodo. No, diciamo che in questo periodo è creativo, è molto creativo, come si sente. Il prossimo film? È la storia di un imitatore di suoni. Sì. C'è spazio per un radiocronista eventualmente a voglia. Senza R. Moshe. Devi sregarti. Non mi riuscirà devi dire cosa ti facevano dire da piccolino? Ramarro? Qual è la Corriere cosa? Della Sera. Il Corriere della Sera. Io ci provo, Corriere della Sera, visto che viene. Ma da un certo Ramarro a Rovigo compra il Corriere della Sera. Prova. Figurati, un Ramarro a Rovigo compra il Corriere della Sera. Ah, fantastico. E la gente qui, capito, il pubblico femminile soprattutto è già. Perché c'è quel francese, tu hai l'R Moscia, invece Panariello c'è un'altra cosa. Certo. Indovina cosa? Si è dichiarato attenzione. No. Questa è un'R francese, ma si è dichiarato felice. L'R Moscia è questa, questa è l'R Moscia. No, questa è abbiamo qui l'intervista alla cantante Patti Pravo. Come stai, Patti? Cosa vuoi dire? In che senso? Verrai a vedere il nostro spettacoletto? Non ci pensi neanche un trattamento. Patti, abbiamo saputo che farai un concerto con Renato Zero. Sì, il petto della mucca. Tesoro, con sul petto della mucca abbiamo fatto bingo. Se già avevo una mezza idea di venirmi, passatani. Ma vengono tutti, dai ragazzi, dal 27 addirittura. Per tutto l'anno che cosa... dell'anno facciamo uguale gli altri giorni, solo che cominciamo un po' più tardi e poi festeggiamo insieme al pubblico. Pieraccioni stesso offre del champagne, il conto alla rovescia sarà fatto proprio da Leonardo con il rumore dei fuochi d'artificio. Non sono stato io, no. Ma tu le hai rammentate bene le date? Guarda, noi non siamo venuti qui a Radio Bruno, cioè, stavo per amicizia nei miei confronti, no? Esatto, siamo venuti per salutare Davide e per salutare Bruno. Come mai si chiama Radio Bruno? Che è una discoteca, mi meraviglio te che ha girato il mondo e che conosce tutte le discoteche più importanti. È una discoteca? È la più importante discoteca anche di Modena. Chi ti caga del betello per caso? Era gemellato. Quindi non siamo venuti qui per parlare del tour che faremo, che stiamo facendo in giro per l'Italia, e poi concluderemo in qualche modo l'anno proprio il 27, il 28, il 29 al Mandela Forum, e poi grande data meravigliosa il 31. Ma dai, lo smettete, dai, per me lo no, a gennaio davvero. Questo spettacolo è vero. No. E poi finiremo proprio a gennaio con il 15 di nuovo a Milano, il 17 a Bari e il 20 chiusura generale a Roma. Giorgio, te che sei l'intellettuale, ha scritto dei libri. Come si intitola l'ultimo libro? L'ultimo dell'anno. No, la reazione del pubblico fuori Firenze. Sì. Varia, c'è uno standard fisso oppure... Guarda, la gente si diverte tantissimo. A Bari come a Milano? Come a Milano, perché insomma viene anche coinvolta dal nostro divertimento, perché è una cosa che riusciamo a trasmettere, non siamo sul palco, si percepisce, ci stiamo divertendo, perché poi insomma comunque non è sempre soltanto divertimento, perché...
insomma, fare questo mestiere è anche fatica. Ci sono dei momenti però... vi siete ritagliati in cui veramente perdete... ci divertiamo prendete. Tantissimo e la gente con noi, perché una battuta, se una battuta è forte, è forte a Firenze. Però noi Carlo abbiamo la presunzione a Firenze di capirle meglio degli altri. Anticiparle addirittura perché la invece, immagini. E invece anche dalle altre parti d'Italia forse l'unico vero posto dove c'è un po' di difficoltà è Napoli, perché anche a Napoli, come a Firenze, c'è un po' la paternità della comicità italiana. Mi impegna quasi di più quando siete a Napoli, dovete stare di corsa. Più che altro dobbiamo stare un pochino più attenti a scandire bene le parole, ma la battuta, se funziona, funziona bene. Non mangiarsi la parola. C'è Santini anche stavolta? Sempre. Inizio è il manager che ci rimette insieme, è sempre il grande Bruno Santini. Bene. Pieraccioni, esatto. Noi siamo venuti per tirare un po' sul morale. Sì. Adesso Pieraccioni vi fa tutta la Fiorentina, la 56 poi. Però con le ascelle. La fa partendo da lo chiede a Carlo, perché è il vero tifoso la Fiorentina, un po' deluso o forse ridimensionati, forse la vera nostra realtà è questa. Montella ha detto noi decimo, tutto sommato dobbiamo essere contenti, sai cosa credo comunque, che ci ha entusiasmato il nuovo presidente, ci ha portato entusiasmo, 70 anni, quindi auguri, auguri. Pensate, Rocco vuoi dire qualcosa? Sì. Cosa ci vuoi bene? Se io ci voglio bene a voi, voi ci volete bene a noi e noi ci volemmo bene assai. Vieni a vedere il nostro spettacolo, Rocco? Ma manco poco. Verrà, lo inviteremo. Però dicevo, abbiamo dato molta fiducia, no? Ci ha entusiasmato col centro sportivo, l'acquisto subito dei campi a Bagnaripoli, del terreno a Bagnaripoli. Vediamo cosa faranno. Io ho fiducia nella proprietà e quindi quello che farà sarà sicuramente la cosa. A me piace come gioca la Fiorentina. Come giocava? E per forza che c'entra? Si fa ragionare. Bisogna vedere come giocano quelle davanti, capisci? Sì, ma è un po' come quando ogni tanto qualche concorrente di tale e quale, no? Ho rivisto ultimamente anche fuori dal programma, mi dicono però mi hai penalizzato, io pensavo tu mi dessi il punteggio più alto. Dico ma io te lo avrei voluto dare il punteggio più alto, il problema non sei te, il problema è che quegli altri che sono prima sono di te sono bravissimi, capito? Quindi tu dai un punteggio a seconda. Che davanti là ci sono delle squadre che stanno facendo un calcio. Meno male la telecamera può inquadrare, hai ragione, però, è tristissimo. A livello della Fiorentina sei preoccupatissimo. Se ci pensi, c'è qualcuno dietro che deve essere davanti, tipo il Torino o il Milan, e qualcuno deve essere dietro, tipo il Verona o il Cagliari, insomma, che sono avanti. Perdere a Verona e Cagliari. È anche vero che eravamo i titolari, evidentemente le riserve non sono al pari dei titolari. Mancavano 11 giocatori, 11-12 e magari giocatori. A gennaio si potrebbe fare qualcosa, anche se il mercato di gennaio è bravo, si può è migliorato moltissimo quest'anno. Dragoschi è molto bravo. Io non mi intendo di calcio. Dragoschi, hai ragione. Io non mi intendo di calcio, però ho capito una cosa: chi compra i giocatori più forti vince. Allora, davvero? Mi viene in mente di dire a Commisso: ma compra Ronaldo, Messi, un portiere, Zoff, esiste ancora? Albertosi. Cioè, Albertosi. Ibrahimovic. Compra Ibrahimovic. Ibrahimovic. Compra tutti quelli affinché la squadra possa dare il meglio di sé. Ma questa è una non si fa? Ma questa è una grandissima idea. Aspetta, ce n'è ancora bella di giocare con il 4-4-4. Esatto. Ma perché non fate da 25-26 giocatori una squadra? Sì, tipo calcio storico, sono 27. Sì, abbiamo inventato noi. Ovviamente. Ma è venuta solo a me questa idea? Sì, solo a te. È incredibile questa, Sì, guarda, sì. Che giorno è oggi? Il 25 di novembre, alle 14:57. Aspetta, posso dire che l'ha avuto al Pentasport? Tutta pubblicità, certo. Leonardo. Facciamo subito un'ANSA, immediatamente. Su Guccini, volevo tornare un attimo, ma perché è tornato a fare questa canzone? Si è lasciato andare, ha scritto Natalia Pavana. L'hanno costretto. È un poeta. Guccini, come tutti i grandi, non stanno qua, anche se ci sono. Per cui loro possono fare tutto quello che vogliono. Talmente grande. Ma te l'aspettavi che la facesse? Ma io da uno. Che tornasse a cantare. Ma perché no? Ma si può parlare da Achille Lauro? 5 secondi anche. Sì, vai. Così, no? Per dire. Ma lui siamo fissati. No, ma per di Guccini, lo so, siccome siete fissati, parliamo anche di. No, parliamo di Cult to Children, però, che è un altro aspetto. Una fondazione che noi che io conosco da 10 anni, ringrazio i miei due PARD che hanno anche loro da tempo, ormai da più di 4 anni, aderito agli aiuti di questa fondazione Cure 2
children.it, potete andare a vedere da subito e da sempre che cosa fanno online. Abbiamo fatto dei manifesti, delle locandine, come si chiamano, per vedere i mesi. Una parola, Renato. I calendari, abbiamo fatto dei gadget e tutte le sere le rammentiamo, tutte le sere ci sono loro che vendono i calendari, che ora mi ricordo come si chiamano, i gadget, vendono anche delle... La cosa bella è il calendario del prossimo anno e non di questo anno. È coinvolto i due ragazzi, perché sei te che li hai trascinati, no? Li ho trascinati perché gli ho detto: vi faccio le imitazioni sul palco del cane arrabbiato. Sosteniamo che il tuo children, capito? E loro si sono, ma soprattutto con la minaccia del peto della mucca, no. Diciamo che loro si sono fai la formazione della Fiorentina, la mucca in galleria. Cioè, ce la vedi proprio. Cioè, se chiudi gli occhi, vedi questa mucca. Ti voglio prendere il caffè subito. Mario, perché la mucca ha fatto il peto? Perché ha visto passare la mucca in galleria? Mario, roba da? La Gice e Gallina, Gallina. Carlo, ma stai a Firenze in questo momento? Sì, sto a Firenze. Il rischio, vedi, c'è stato una cosa fondamentale nella mia vita, parlando seriamente, che mi ha portato a portare tutta la famiglia perché ridi? A portare tutta la famiglia a Firenze. Matteino, mio figlio, andava all'asilo a Roma e un giorno è tornato a casa e mi ha detto: mio amico Maurizio, posso fare un po' il tifo per la Roma? Perché il mio... E allora ho detto: è il momento di spostarci, andare a Firenze. Il rischio che fosse simpatizzante minimamente per una squadra romana era troppo alto, e quindi Dirlo alla vigilia soprattutto dello spettacolo a Roma mi sembra proprio strategico. A quando si comanda a Radio Bruno è fortissima, soprattutto al nord, no? Emilia Romagna, Toscana. E allora Bologna 21 e 20... Bologna può fare il tifo 21 e 22 di dicembre, così i nostri amici Emiliani riascolteranno. Ora so che tra poco ci dovete lasciare perché lui ha 3 km di corsa corsa. No, di solito ne corro 7, siccome ieri ho fatto la maratona di Firenze. Come sei piazzato? 15°. Bravissimo. E allora ora mi vado a riposare, insomma, dopo questa scorpacciata di ilarità. No, soprattutto vogliamo finire presto perché c'è una torta di là buonissima. Perfetto. Che torta vogliamo assaggiare. Ringraziamo Petruzzi e Daniele Petruzzi che ce l'ha portato. Grazie Petruzzi. Aspetta, allora 27, 28, 29, 30, 30. No, il 30 no, il 30 c'è pausa, il 30 è pausa. 27, 28, 29 e 31. Queste date segnatevele sopra. Come si chiama quell'affare, quel quaderno con tutte le calendario. Potrei fare l'ultima imitazione vintage. Antonio. Ti ricordi, no, quando si connetteva internet? Quando si connetteva internet? Bravo, quello lì, vai. Come fa? C'ha 56 anni, 55. Scusami, no, però è il percorso dell'artista, la maturazione artista. Uno comincia facendo delle bischerate, facendo Giano della Marta, e poi arriva l'evoluzione. Gino. Su Giano della Marta sento proprio il dovere di farti la pernacchia della mucca. No, perché la fa con anche l'odore. No. Ciao a tutti, grazie. Ragazzi, allora da 27, dillo te che sei. Un annuncio come se fosse il collegamento. Ma perché si chiama così? No, vi vogliamo, l'ultima occasione per vedere. Ha scelto lui, fatto, se ci pensi abbiamo fatto. Dai, come va con la batteria sottofondo? Già 17 date al Mandela Forum per due anni fa, lo scorso anno 19 date al Teatro Verdi, non so, siamo a 130.000 presenze solo a Firenze. E adesso allora abbiamo deciso di tornare a Firenze, e allora per gli ultimi che ancora non ci hanno visto potranno venire a posso anche tornare in minuti perché qualcosa è cambiato. No, è uguale. Uguale. 27, 28, 29, pausa il 30 e il 31 per l'ultimo dell'anno insieme. Un ultimo dell'anno meraviglioso. È stato emozionante stare con voi. Fuori anche classe anche della comicità. Perché al di là di ogni scherzo, come ti sarai accorto, Giorgio e Leonardo vivono un momento di grazia straordinario. Essendo in tre, siamo grazia,
Gazzella e grazie, sì, grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, viva la mucca, viva il treno in galleria.